Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un cordiale saluto a tutti da Mimmo Sena, bentornati per questo nuovo appuntamento con Radio Sport La Giornata. In apertura il volley è stato una fine settimana importante per le formazioni sia di Serie C femminile che di Serie C maschile, almeno per quanto riguarda le formazioni della città di Cerignola. Partiamo dalla Serie C donne dove la Lapige Virtus mantiene salda la testa della classifica, vincendo ieri pomeriggio al Palasport Nando Di Leo contro il Volley Bisceglie con il punteggio di 3-1, con i parziali di 25-16, 19-25, 25-8, 25-15. Le ospiti hanno avuto un crollo nel terzo set, mentre nel corso dei primi due è stata una rincorsa punto dopo punto almeno fino alle 16 pari del primo set e fino anche alle 19 del secondo. Con questo importante risultato, la Lapige libera Virtus Cerignola, ma tiene salda la testa della classifica con 44 punti contro i 38 del Prisma Volley Bari, che vince facilmente 3-0 contro il Barletta. Per quanto riguarda invece la Parma Volley Giuliani, anche in questo caso vittoria e quindi terzo posto consolidato in classifica contro il Volley Bari. Bene anche i ragazzi della Ibosea Udas in Serie C maschile, qui in questo caso stiamo parlando della quarta giornata del girone di ritorno. I ragazzi guidati da Roberto Ferraro hanno affrontato ieri pomeriggio il derby contro il Torre Maggiore, vincendo in trasferta per 3-1 con i parziali di 25-14, 25-13, 20-19, 25-25-17. Con questo importante risultato, l'Ibosea Udas mantiene salda la sua quinta posizione in classifica, utile per i playoff, mentre la capolista del torneo, la Pallavolo Andria, è andata a vincere facilmente sul terreno della Perotti Bari con il punteggio di 3-1. E passiamo adesso al calcio. La sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A ha confermato le vittorie per quanto riguarda le squadre in lotta per lo scudetto. Dopo la vittoria di sabato scorso della Roma è toccata alla Juventus vincere di misura sul Torino per una rete a zero, consolidando così il suo primato in classifica in un derby molto acceso contro la formazione granata. Per quanto riguarda le milanesi, sorride soltanto il Milan che ha vinto a Genova in casa della Sampdoria per 2-0, mentre l'Inter è stata costretta al mezzo passo falso 1-1 da un Cagliari che continua la sua corsa a salvezza, così come il Chievo vincente sulla Catania per 2-0, mentre Udinese e Atalanta si devono accontentare di un punto a testa per 1-1. Ieri poi la Lazio ha vinto contro il Sassuolo con il punteggio di 3-1. Bene anche il Verona nella sua corsa europea, vince a Livorno per 3-2. Oggi si chiude il programma con gli ultimi due posticipi, esattamente alle 19 con Parma Fiorentina ed alle 21 con Napoli Genoa. Passiamo adesso al basket, settimo turno favorevole per le formazioni della città di Cerignola nel campionato di Serie C maschile. Già ieri abbiamo parlato della vittoria sofferta della Olimpica Basket contro la Cestistica Barletta. In questo caso adesso ci occupiamo della capolista del torneo, la Castellana Udas, che era impegnata ieri nella trasferta di Lecce contro la penultima in classifica, la New Basket. Punteggio finale 96-49 per i cannibali biancazzurri guidati da Matteo Totaro. Nonostante la formazione salentina fosse una squadra giovane, ha comunque fatto una buona prestazione, facendo anche mettere in evidenza alcuni dei suoi talenti più importanti. Dal canto suo, invece, la capolista del torneo ha mantenuto saldo la sua voglia di vincere, facendo giocare non soltanto i consolidati titolari, ma anche i giovanissimi che, come al solito in occasioni di questo tipo, quando le partite sono di minore importanza, danno il meglio di me.
anzi, il meglio di loro, scusate, con un grande spettacolo. E comunque il pubblico ha apprezzato, quindi correttezza in campo e sugli spalti è stata perfettamente mantenuta. Per ciò che concerne invece gli importanti verdetti che sono arrivati, la capolista Castellana Udas conserva intatti i punti di vantaggio nei confronti della cestistica Ostuni, più 6, cestistica che ha perso a sorpresa contro il Fasano con il punteggio di 89 a 77. Nelle altre gare della giornata di ieri ha vinto anche la Webin Manfredonia sull'Invicta 15 89 a 60, mentre l'Adria Bari ha vinto a Castellaneta con il punteggio di 70 a 66. Il Sateramo ha chiuso la giornata perdendo in casa 75 a 85 dal Ruvo di Puglia. In chiusura adesso le Olimpiadi. Con lo spegnimento della fiaccola olimpica è andata in archivio la 22ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Sochi. Per l'Italia un bilancio positivo con 9 medaglie conquistate, ma senza il metallo prezioso. Conferme per short track, sci maschile, biathlon, pattinaggio, figura e slittino. Male le ragazze dello sci, bob a 2 a 4, biathlon femminile. Fra 4 anni l'appuntamento in Corea del Sud. Comunque c'è anche da ribadire che sono state molte le medaglie sfiorate, come per esempio nello snowboard sabato scorso, o anche proprio nel biathlon, ma soltanto per una questione di pochi centesimi di secondo, e poteva anche essere un'altra medaglia importante, almeno nello sci femminile. Bene, gentili ascoltatrici e ascoltatori, è tutto per quanto concerne questa edizione di Radio Sport La Giornata. Prossimo appuntamento con l'informazione sportiva di Speciale News sabato prossimo a mezzogiorno. Grazie a tutti per l'attenzione e da Mimmo Siena l'augurio di una buona settimana.